Inquinamento dei corsi d'acqua, non si escludono risvolti eclatanti. I controlli continueranno, le indagini anche. E potrebbe emergere che vi sarebbe la presenza non solo di scarichi di privati, ma anche di fogne comunali. Il tutto è ancora al vaglio degli inquirenti. La procura di Nocera Inferiore ha messo sotto la lente di ingrandimento, in particolare il torrente Cavaiola, il tutto dopo un esposto che fu presentato dalle guardie ambientali di Nocera Superiore. Sopralluoghi in atto in questi giorni a Cava dei Tirreni e Nocera Inferiore. Un'attività che lo scorso anno ha preso il via da Nocera Superiore. Sul territorio furono chiusi numerosi scarichi illegali, in pratica il 99%. Ed ora si sta procedendo ai controlli tra Cava dei Tirreni e Nocera Inferiore. Ieri i sopralluoghi hanno interessato il tratto del corso d'acqua lungo la statale 18 al confine tra le due Nocera. Sul posto, oltre le guardie ambientali, il PM della Procura Nocerina, Mafalda Daria Cioncada, che sta coordinando le indagini, Genio Civile e Gori. Si è poi proseguito nel territorio in cui il Cavaiola si unisce con un altro torrente killer, il Solofrana, nella zona in cui si affaccia la caserma Tofano a Nocera Inferiore. Sarebbero stati individuati tra Cava e Nocera ulteriori scarichi abusivi, fonti di inquinamento per il corso d'acqua. Ma potrebbe anche emergere, come detto nel corso delle indagini, che vi sarebbero le fogne di alcuni comuni che finirebbero direttamente nel torrente. A giorni si procederà con altri controlli, mentre parallelamente prosegue anche l'indagine avviata dalla Procura di Torre Annunziata. Anche in quel caso, al centro di controlli e di ispezioni effettuate lungo i corsi d'acqua, c'è la questione inquinamento. Nel mirino il fiume Sarno ed i suoi affluenti. Si intende capire quali sono i punti in cui il corso d'acqua raccoglie veleni e sostanze inquinanti, fino ad arrivare nella zona della Foce, a Rovigliano, periferia di Torre Annunziata, in una condizione disastrosa dal punto di vista ambientale.